Ciao ragazze, ciao ragazzi, oggi iniziamo un nuovo video struccati. Che cosa significa? Che ci sarà un qualche esperimento. Ormai quando vedete che inizio un video senza trucco dovete già aspettarvi qualcosa, perché qualcosa sperimenteremo assieme. Mi sono arrivate queste maschere. Ta-da! Sì! Io le avevo viste un sacco in giro queste maschere e sono arrivate anche a me, quindi sono troppo felice. Sono le maschere Shake and Shut di Dr. Jart. Sono appunto delle maschere, allora sono molto strane, molto particolari, molto speciali come maschere. Io le ho viste in qualche video di YouTube e mi sono detta cavolo, vorrei troppo provarle, e mi sono arrivate. Incredibile ma vero? Comunque ce ne sono a seconda dei colori, tre colori diversi, tre tipi diversi. C'è la Rubber Soothing Mask, quindi che va a lenire la pelle, poi c'è la Rubber Hydro Mask, che va ovviamente ad idratare la pelle, e poi c'è la Rubber Firming Mask, che quindi va a tonificare la pelle. Ma io vi devo parlare della consistenza di queste maschere, perché ovviamente da rubber in inglese queste maschere hanno una specie di effetto gomma e sono peel off. Ma non vi spaventate, perché anch'io quando ho sentito solo peel off, oh mio Dio, mani nei capelli. No, queste maschere peel off, essendo fatte di gomma, quindi sono molto morbide, gommose, non vanno a strapparti via la pelle, appunto perché praticamente vengono via da sole, essendo appunto gommose e di una consistenza completamente diversa rispetto a quelle peel off semplici. E poi quelle peel off semplici sono molto sottili, queste invece diventano belle spesse, quindi è facilissimo togliere eccetera. Quindi non devo preoccuparvi per quanto riguarda questo, perché come ben sapete l'ultimo video che ho fatto sulle maschere è stato disastroso, ma queste per fortuna sono ben diverse, tant'è che una di loro è soothing, quindi è lenitiva, e io oggi con voi voglio provare proprio questa. Sinceramente mi ispiravano tutte e tre, però secondo me questa lenitiva con i rossori che io ho sempre in viso eccetera eccetera ci sta, devo dire che per me sarebbe lui un toccasana. E si chiamano Shake and Shut in realtà perché la maschera si va a preparare con il contenuto del pacchetto. In realtà è semplicissimo, ci si mette 3 secondi, guardavo, ed è veramente facile. Ci sono praticamente la bustina 1 e la bustina 2, si mischiano le due bustine nel contenitore, si chiude il tappo, si shakerà e la maschera è pronta. Quindi però è carino il fatto di poterla preparare da noi, non lo so, mi ispira molto questo fatto, quindi voglio preparare con voi, voglio testare con voi. Sono maschere in caucciù. Maschere in caucciù, una innovativa formula, consente di preparare queste maschere velocemente con facilità, basta shakerare. Molto più piacevole e semplice da usare di una normale maschera peel off. Io ne so qualcosa, noi ne sappiamo qualcosa su questo canale, che cosa ne dite? Ma giusto un po' ne sappiamo noi, eh? E questo prodotto adatto a tutti, non richiede dosaggi precisi, nutre, idrata, mentre le indossi ti offre una meravigliosa sensazione di freschezza e un delicato effetto peeling. Mi esce la voce di Gucci, scusatemi. Ok, si era impossessato di me il commesso di Gucci. Mi diranno adesso i commessi, ma vabbè, io scherzo. Comunque queste maschere hanno un prezzo di 8,90€, se può interessare. Sono disponibili in Italia presso tutti gli store Sephora e su sephora.it. A questo punto direi facciamo questo esperimento, proviamo a preparare la maschera, a mescolare il composto. Vediamo. Eccola qua la nostra maschera, così potete vederla un po' più da vicino. Shake and Shut, questa è appunto la Rubber Soothing Mask. Ta-dan, ta-dan. All'interno c'è una spatolina di plastica, il libretto di istruzioni, giustamente, che ci sarà molto utile, quindi adesso lo leggerò per voi e lo leggeremo assieme. E poi ci sono le due bustine che vi menzionavo prima. C'è la 01 Super Booster e la 02 Soothing Liquid Ampoule. Oh wow, ok. Prendiamo la bustina 1. Sì, effettivamente questa era tipo una consistenza cremosa. Prendiamo la nostra Soothing Liquid Ampoule, cioè la bustina 02. Non vedo l'ora di arrivare alla parte in cui shakerò il tutto, devo confessarvelo. Ok, questo è proprio liquido. Chiudiamo il coperchio. Voilà, chiudiamolo bene, assicuriamoci, ok? E adesso shakeriamo. Oh mio Dio. Controlliamo se il composto è omogeneo, come dicono. Sì,
direi di sì, è tipo una crema. Sì, direi proprio di sì. Un profumo buonissimo. Sono quasi pronta per applicarla. Prima vado ad usare questo cerchietto, questa fascia per capelli imbarazzante. No dai, è super primaverile. È che siccome ho appena lavato i capelli, praticamente vorrei evitare di applicarci la maschera su. Spatolina. Ta-dan! Procediamo all'applicazione. A questo punto sono molto professional oggi. Prendiamo lo specchietto, me l'ho dimenticato lo specchietto, un po' professional. Sto attento a mettere uno strato omogeneo. E devo evitare, ovviamente, occhi e bocca. Oh mio Dio, è tipo mi devo fare la barba e mi sto mettendo la schiuma da barba, no. Sembra davvero che sia schiuma per... Poi l'ho messa solo qua, ok. In realtà dovevo dirvi che sono un uomo, visto che tutti mi dicono, no veramente molti haters però mi dicono sei trans? Notare che dico che ormai sono brava e non la applico più perché ho imparato la lezione e dopo mi impregno tutte le cioè ma io veramente, Dio, vabbè, sembro veramente l'abominevole uomo delle nevi. Sono imbarazzante. Se non altro è sera, quindi almeno non mi può sorprendere il corriere, così mi sorprendono sempre nei momenti tipo in cui sono o in una vestaglia di dubbio gusto, o mi sorprendono che sono con queste maschere terribili, o quando mi sto mettendo lo smalto e sono tipo lì così, cioè non veramente, secondo me si mettono d'accordo. Quando mi trovano in uno stato imbarazzante per una volta, poi tornano sempre alla stessa ora perché sanno, questa è l'ora in cui Nicole si fa la maschera al viso, quindi andiamo sempre a quell'ora. No, comunque, io adesso direi che sono pronta, cioè sono pronta, direi che la maschera è pronta, io non sono pronta per niente, e quindi adesso devo aspettare, quanto, 15-20 minuti e aspettare che si sia asciugata completamente, quindi noi ci rivediamo tra 15-20 minuti, vado a spaventare un po' Tomas di là e poi la togliamo insieme. Ragazzi, sono passati esattamente 20 minuti e voglio farvela vedere da vicino. A vedersi sembra ancora completamente bagnata perché è super 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 lucida, proprio come quando l'ho applicata, però in realtà è completamente asciutta ed è stranissimo perché è diventata davvero tipo, cioè gomma, è diventata proprio gomma. Qui dicono di iniziare a toglierla dall'estremità, quindi non cambia tantissimo evidentemente, però devo dire che la sensazione di fresco e di, non so come dire, sensazione di freschezza sulla pelle, mi è piaciuto molto averla addosso, vi devo dire la verità, e non dà fastidio perché non tira come tutte le maschere peel off che alla fine senti la faccia che non riesce a parlare, io riesco a muoverla tranquillamente. Oddio, è veramente tipo gomma. No vabbè, cioè guardate che roba. No vabbè, questo è tutto ragazzi, tutta un'altra cosa, questa è l'unica maschera peel off che non ti fa ceretta, cioè che praticamente non fa male, e davvero vi giuro che no, è un miracolo. Che cos'è? È un miracolo, è venuta via super 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 facilmente. A parte che ho un capello che mi era andato sotto la maschera. Wow. Oh mio Dio, guardate che roba. Io amo il profumo di questa maschera, mi ricordo tipo un gioco che avevo quando ero piccola, non riesco a capire quale, però è un profumo buonissimo, e questa sostanzialmente era la mia faccia. Mi sento il viso molto più rilassato e non so se sembra a me, ma mi sembra anche meno rosso. Che cosa ne dite? Sicuramente è anche idratante questa maschera, non è solo lenitiva, perché ho il viso molto più idratato, prima ero super stressato. Mi è piaciuta tanto, devo dire la verità, non so se appunto è solo una mia impressione oppure se davvero mi ha tolto un po' il rossore, però quello che è certo è che uno, non fa male, due, non fa male, diamo due punti a questo perché è estremamente importante, che veramente io con le maschere peel off
il terrore a vita per sempre, forever and ever, e poi non ti fa la ceretta ai peli, ai capelli, alle sopracciglia, tutte le mie sopracciglia sono ancora qua, e in più penso appunto che faccia bene la pelle, non è stato uno stress per la mia pelle, per niente, quindi mi è piaciuto anche il fatto che sia fatta così di gomma, di questa consistenza strana, non lo so, figo, mi è piaciuto, quindi togliamo la nostra fascia che fa molto Nicole 2009. Spero che vi sia piaciuto questo video, mia inquadratura ancora un po' strana, spero che vi sia piaciuto questo video ragazzi e ragazze, noi ci vediamo domani con un nuovo video, assolutamente vi aspetto mia family, bacio grande, credo che sarà un vlog, no, comunque devo filmare un vlog in questi giorni per aggiornarvi su tutto quanto, quindi bacio grandissimo e noi ci vediamo domani con un nuovo video, l'ho già detto, credo, penso, probabilmente, sì, ok, basta, ciao, ciao, vi voglio bene, ciao.